Ma sapete che questo qua è una gran figata? E oggi ci riproviamo. Signori, sto per l'ennesima volta andando nuovamente dai cinesi con il solo e unico obiettivo di andare a comprare non tutte le cuffie, non tutti i mouse, non tutte le tastiere che ho già fatto. Andatevi a vedere la playlist completa, ve la lascio qua in alto perché merita. Ma questa volta andiamo più nel gaming perché andrò a comprare tutti quanti i controller che troverò al negozio dei cinesi. Dove stava già la roba elettronica? Non posso neanche più farmi vedere con la videocamera in mano ormai. È tipo un gioco horror, scappa dal cinese. Zhang Ya Wu Zhao, Jian Shen Cao, Tu Ning. Ragazzi, c'è un problema, ovvero che nel reparto della roba elettronica c'è il cinese che sta sistemando tutto. Aiuto. Ma io come faccio? Li ho presi tutti e messi tutti quanti nel carrello completamente a cazzo. Io ho preso e ho messo perché c'era il cinese di fianco e non potevo registrare niente, quindi non so nemmeno io cosa ho comprato. Per il fatto che comunque ne ho presi un bel po', ho trovato questo controller qua che dovrebbe essere della Play 4, credo. Poi non c'è manco scritto il prezzo, quindi non so quanto l'ho pagato. Poi ho trovato questo coso qui che dovrebbe essere per Android. Ah no, non è vero, per PC. Letteralmente non si vede, c'è solo un disegno sulla scatola, molto carino. Poi raga, ho trovato questo qua che questo è bellissimo. Cioè signori, questo qua è praticamente un controller della Play 4, ma che paghiamo solo 30 euro. È un'offerta spettacolare. Poi raga, quest'altra scatola qui dentro c'è questo game controller, 30 euro. Anche questo non si sa come sia, non c'è nessuna foto sopra. Poi questi due aborti della Play 3, ma che dovrebbero anche funzionare col PC, costavano poco, ok? Oh my god, che dovrebbe essere tipo un controller per telefono da usare per i giochi mobile, non so cosa sia, ma costa poco, quindi va più che bene. E ora andiamo a pagare il tutto. Ho appena finito di comprare tutto, vediamo chi indovina nei commenti quanto ho speso di totale. Abbastanza. Ma poi ci stava il cinese, era lì a sistemare il reparto, quello che stava cambiando tutta la roba elettronica. Mi sono arrivato, scusa, permesso, ci devo prendere quelli, così. È stata esattamente questa la scena, e quindi adesso ci vediamo a casa e vediamo cosa succede. Abbiamo giusto qualche controller da aprire qui sopra. Io mi vergogno a dirvi quanto ho speso, ma sti controller di merda sono carissimi. Ma cos'è controller col filo? Questo 40 euro. Non c'era il prezzo, 40 euro ragazzi. Ho speso ben 165 euro totali, di cui 40 di sto controller qua da solo. 40 euro per un joystick fake della PS4 col filo. Ma lo trovavo nuovo! Ma porca di quella troia! Per supportare i miei soldi che sono anche oggi andati a... Voglio 10.000 mi piace sotto questo video, anche perché a malincuore questo potrebbe essere uno degli ultimi episodi di questa serie qua, perché tutto quello che potevo comprare l'ho comprato, mancavano solo i controller, i tappetini, non ha senso farci un episodio intero. Però se voi sapete qualche cosa che dovrei andare a comprare dai cinesi, fatemelo sapere nei commenti, così magari continuiamo la serie. Sì. Allora, io andrò in ordine di prezzo, tanto costavano tutti uguale. Ne sto p***o. Attenzione però, quello che è costato di meno è questo qua, che è anche quello più strano in realtà, della Linku. Dispositivo a 6 dita. Cioè ragazzi, per i polipi. Però devo dire che non è la prima volta che vedo un dispositivo del genere, anche perché io l'avevo comprato su Amazon in un video di quelli proprio preistorici del mio canale, raga. Se voi scorrete tra i primi video c'è l'unboxing di questo controller per giocare a COD. Allora, vediamo l'unboxing. Vabbè, l'unboxing posso anche non aprirla da sopra, ma è multi apertura la scatola, potete aprirla da così o da così. Allora, abbiamo... Ma che cazzo di packaging è star? Ma nel sacchettino della monnezza! Ma questo avrà 77 malattie! Il controller si presenta in... È rotto. Ah, sì, sì, no, certo, certo. È rotto. Ragazzi, c'è questo qua che è distrutto, non funziona. Così si mette il telefono e poi praticamente premendo i pulsanti qui dietro, vedete che vanno giù queste specie di cosine che vanno a premere lo schermo del telefono. Quindi effettivamente è come se voi sparate. Ma santo Dio! Questo si è sfasciato, ragazzi, è disintegrato. Ma cazzo, non l'ho manco usato ancora. Cammia questa cazzo di gente a merda. Direi che provarlo adesso è impossibile. Prossimo controller, grazie. In ordine di prezzo adesso abbiamo questo. Io ho molta paura. Abbiamo qui due Double Shock controller. Questi non sono i Dual Shock, sono i Double Shock. Questi li ho pagati ben 22 euro, quindi 10 euro a controller, e sono appunto la copia di quelli della Play 3. Adesso vediamo un po'. Spero funzionino anche su PC, perché se no non mi servono un cazzo. Sì, io qua mi taglio le mani, io ho paura da annusare, ok?
Stavolta non sa di Cina, sa di petrolio puro. Tralasciando l'odore che è meglio non respirare, abbiamo qua i controller e poi la ciavettina. Oh raga, ma sapete che non hanno il peso netto dell'aria? Pesucchiano anche, abbiamo... No! Qua dietro non hanno l'analogico. Questi qua sono pulsanti, non sono trigger. Ma questa è la scammata del secolo. Cioè questi qua, vedete che si spingono giù. Questi qua invece sono dei pulsanti e basta. Già partiamo malissimo. Non abbiamo i cosi della Play, ma abbiamo letteralmente scritto 1, 2, 3, 4. Sotto il coso delle batterie si vede un pezzo di scheda madre. È proprio quello che ci vuole. Al tocco non è neanche troppo male in realtà. I tasti ci stanno. No! Abbiamo tanto di bottone off e on. Qua siamo a un livello superiore. Prendo adesso il computer e vediamo se funziona. Vado quindi a mettere la USB. Effettivamente è connesso perché qua c'è una luce verde. C'è un problema. Perché non funziona? Raga, non va! Non funziona! Ma perché? Funzionano solo per PS3. Applicabile a Windows 98 2000 MXP Vista 7.8. Ma di che anno è sto roba del 2000? Sì! Adesso abbiamo questi tre controller che costano uguale. Barbaccio cicocotri, ci vede sul comò che scopo. Questo che non si vede niente, quindi mi ispira. Questo è tipo mystery box, l'ho pagato 30 euro, non c'è neanche una foto. Cioè vedete che è completamente con un disegno. Nella scatola abbia... Oddio, ma questo è figo! Ok? Abbiamo il controller che non me l'aspettavo così e poi abbiamo la USB per connetterla al computer. Questo qua è veramente, veramente bello! È tipo un misto tra il controller dell'Xbox e quello della Play. Perché vedete che qui tipo ha XYB, però ha le due rotelline messe qua. È molto, molto leggero. L'ho pagato 30 euro e a questo giustamente i trigger ce li ha. C'è un pulsante di accensione. O vado a inserire la USB. La USB si è accesa e come vedete sta anche facendo un LED. Il controller presumo sia scarico. Attacco col cavo. Ok, effettivamente si sono accesi anche i LED e funziona. Sì, uno che funziona. Finalmente un controller funzionante. Oh, ma questo qua ragazzi, sapete che per 30 euro questa è una gran figata. Prossimo controller, abbiamo qui questo controller della Maegu Wireless Game Controller che... Aspettate un attimo, scusate, ma è uguale a questo. Ma è lui! Ma è lo stesso controller! No vabbè, io non ci credo. Ditemi che è veramente lo stesso controller. Ma io non ci credo. Ragazzi, hanno cambiato la scatola. Ma è sempre lo stesso e identico controller, ma con una camo. C'è anche la stessa identica USB dentro. Hanno veramente fatto due controller uguali con due scatole diverse. Ma questo è assurdo. Cioè sono gli stessi identici controller, solo che questo qui ha tutta una camo molto più carino. Ma per il resto sono uguali, sia il tatto che tutto il resto. È una cazzata, amici. Ma ho venduto la stessa cosa due volte con una scatola diversa. Quello che succede in questa serie non smetterà mai di stupirmi. Se io adesso così per il meme vado a collegare la USB, no? Anche questo è scarico ovviamente. Vediamo un po' se lo connetto. Ok, stessa identica luce. E anche questo ragazzi funziona. Anche questo esattamente come l'altro funziona. E funziona anche bene. Per 30 euro sti controller qua ci stanno un sacco. Poi questo è anche carino, dai. Prossimo controller. Abbiamo qui adesso questo wireless controller che dovrebbe essere il controller della Play 4 fake. Non c'erano controller della Play 5, strano. Uno non mi sarebbe dispiaciuto, ma vediamo com'è questo della Play 4. Madonna santa, che package. Buttato anche questo nella scatola, meglio del primo. E qui abbiamo il controller con manuale delle istruzioni e cavetto. Abbiamo qua il controller. Oh! Ma sapete che questo qua è una gran figata? Ma è uguale a quello della Play 4. Oh mio Dio! Io il controller della Play 4 l'ho usato più di una volta e devo dire che è identico. Abbiamo triangolo, cerchio, X e quadrato tutti storti. Vabbè, almeno li hanno messi, non hanno scritto 1, 2, 3, 4. Poi abbiamo anche il LED in centro che sulla Play era intorno. Anche il tasto centrale effettivamente è un tasto. Presumo che si possa anche usare sulla Play 4. Sì, si può anche usare sulla Play 4 originale. Anche questo è costato 30 euro. È Bluetooth sto coso quindi. No, non mi dire che è solo per la Play 4. Devo collegarlo col cavo quindi. Vediamo se funziona così. Ok, mi dà in carica. Cambia anche il colore del LED. Effettivamente questo funziona pure bene. Raga, ma sapete che questo è veramente veramente bello. Wow, questo è un best buy ragazzi. Ma il miglior controller che io abbia provato oggi. E adesso
abbiamo l'ultimo controller. Io, signori, vi invito ancora a lasciare un like se non l'avete fatto. E voglio vedere 10.000 like sotto questo video, solo perché io ho speso 40 euro per un controller come questo. Abbiamo qui questo controller gamepad con filo che io ho pagato 40 euro con tanto di scatola pure rotta. Ma vabbè, come dovrei aprire la scatola? Cioè, così. Perfetto. Madonna, ma che scatola è? Ma ragazzi, dirò, visto da così sembra più bello di quello che era nella scatola. Madonna santa, sto cavo è di quelli spessissimi. Questo è costato più dell'altro e fa più schifo. Allora, abbiamo anche la pellicola. Cazzo di pellicola era? Come... Il controller si presenta così. Abbiamo anche il LED qua che l'altro mi sembra non avesse. Bellissimo come qui dove c'è il tasto PS sia vuoto. Leon, non abbiamo XY quadrato, quello che abbiamo Eino. Sotto abbiamo anche il coso per il buco delle cuffie, ma ne dovrei aprirlo io. Si apre in qualche modo, mi devo rompere l'unghia. L'hanno messo per bellezza, così. È geniale. Visto che questo non ha il Bluetooth e va proprio connesso col cavo, vado adesso ad attaccare il cavo. Ok, si è acceso il LED qui sotto. Adesso se io vado a muovermi, non va un cavo. Perché non funziona? Un controller col cavo che non funziona su PC. 40 euro, eh. 40 euro. Per un nuovo episodio di questa serie arriviamo a 10.000 mi piace. Anche se non so se ci sarà un prossimo episodio, perché non so più cosa comprare. Ho comprato tutto il negozio, quindi se avete consigli datemeli qua sotto nei commenti. Per non perdermi nuovi video di questo canale, di questa serie, mi raccomando iscrivetevi, attivate anche la campanellina. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. E noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi!